Buonasera e benvenuti ad una nuova edizione del Prima TG, consueto bollettino del Ministero della Salute sui positivi odierni di Covid-19 in Italia. Si registrano 13.659 nuovi casi su 270.142 tamponi e 422 decessi, per un totale decessi di 90.241. Il tasso di positività quindi al 5,05%. Sono intanto 147 nuovi ingressi in terapia intensiva, 2.151 il totale dei ricoveri. E attualmente positivi in Italia, infine, sono 430.277. Arriva puntuale anche il bollettino dei nuovi casi Covid oggi in Campania, divulgato dall'unità di crisi regionale. I positivi del giorno sono 1.544, di cui 101 identificati da test antigenici rapidi, asintomatici 1.360 e sintomatici 83. I tamponi del giorno sono 18.514, per un totale positivi di 227.181 ed un totale tamponi di quasi 2.500.000. I deceduti sono 36, dei quali 11 nelle ultime 48 ore e 25 deceduti in precedenza, ma registrati soltanto ieri, per un totale di 3.856. Parliamo anche dei guariti, 1.276 per un totale di 160.976. Infine il report dei posti letto su base regionale, quelli di terapia intensiva disponibili sono 656, occupati 100, i posti letto di degenza disponibili 3.160, occupati 1.468. L'andamento dei contagi nelle scuole superiori ha rappresentato un campanello d'allarme importante per la Regione Campania, che provvederà con il monitoraggio attraverso l'unità di crisi. I risultati, infatti, fino a questo momento non troppo positivi, potrebbero portare a un nuovo stop della didattica in presenza dal 15 febbraio e quindi un ritorno alla DAD. Attesa la decisione che potrebbe portare a una nuova ordinanza, ma non solo. L'unità di crisi è pronta a riunirsi nuovamente anche per decidere delle nuove strette per questo mese di febbraio, con due appuntamenti a rischio assembramento, Carnevale e San Valentino. Si pensa infatti a un controllo a tappeto della Movida e delle strade dello shopping, così come dei bar. Nei prossimi giorni nuove notizie in merito. Importanti novità sul Covid invece dal Regno Unito. L'Università di Oxford ha annunciato oggi l'avvio di una sperimentazione che, dovesse dare esito positivo, potrebbe contribuire a fornire una svolta nella campagna di vaccinazione a livello mondiale. Si inizierà infatti con 820 volontari di età superiore ai 50 anni che non sono stati ancora vaccinati, che si sottoporranno a un trial per testare l'efficacia dell'immunizzazione attraverso una particolare combinazione di una prima dose del vaccino di Oxford, AstraZeneca, e una seconda di Pfizer-BioNTech. Tra la prima e la seconda iniezione verranno fatte trascorrere ben 12 settimane. Una volta approvati dall'Ente Nazionale del Farmaco, anche i due nuovi vaccini Novavax e Janssen potrebbero essere aggiunti alla sperimentazione ed i risultati saranno disponibili però dopo l'estate. Sul fronte Italia invece è accordata la sperimentazione clinica da parte dell'AIFA, l'Agenzia Italiana del Farmaco per il Covid, e VAX, il vaccino italiano contro il Covid-19 ideato da Takis e sviluppato in collaborazione con Rotafarm BioNTech. Nel mese di febbraio partirà lo studio clinico di fase 1 e fase 2, fornendo i primi risultati sulla sicurezza entro 3 mesi dall'inizio della sperimentazione. Lo studio clinico della fase 1 e 2 sarà svolto presso l'Istituto Nazionale Tumori Pascale di Napoli, l'Istituto Nazionale sulle Malattie Infettive Spallanzani di Roma e l'Ospedale San Gerardo di Monza in collaborazione con l'Università di Milano Bicocca. L'efficienza del processo è legato alla produzione di una porzione della proteina spike aumentata dalla tecnica dell'elettroporazione, che favorisce il passaggio del DNA all'interno delle cellule ma in maniera semplice, rapida e senza effetti collaterali grazie a lievi e brevi stimoli elettrici. Messaggio di addio e sostegno, quello dell'ex premier Giuseppe Conte, che ha parlato all'esterno di Montecitorio per congedarsi così dal suo ruolo istituzionale. Ascoltiamolo. Desidero innanzitutto ringraziare il Presidente Mattarella. È stato un prezioso interlocutore negli anni dei miei mandati.
sia per quanto riguarda i rapporti istituzionali che per quanto riguarda i rapporti personali. E desidero anche ringraziare tutti gli amici della coalizione che hanno lealmente collaborato per la realizzazione del nostro progetto politico. Ieri ho incontrato il presidente neoincaricato Mario Draghi. È stato un colloquio lungo, un colloquio molto aperto, al termine del quale gli ho fatto gli auguri di buon lavoro. In queste ore qualcuno mi descrive come un ostacolo alla formazione di una nuova esperienza di governo. Evidentemente non mi conosce o parla in malafede. I sabotatori cerchiamoli altrove. Io ho sempre lavorato, continuerò a lavorare per il bene del Paese e perché si possa formare un nuovo governo per risolvere le urgenze sul piano sanitario, economico, sociale e quindi nell'interesse dei cittadini, per il bene del Paese. Da questo punto di vista auspico un governo politico che sia solido e che abbia quella sufficiente coesione per poter operare scelte politiche, eminentemente politiche, perché le urgenze del Paese richiedono scelte politiche, non possono essere affidate a squadre di tecnici. E mi rivolgo adesso agli amici del Movimento. Io ci sono e ci sarò. E come pure dico agli amici del PD e di LeU, dobbiamo continuare a lavorare tutti insieme perché il nostro progetto politico, che ho sintetizzato nella formula Alleanza per lo Sviluppo Sostenibile, è un progetto forte, concreto, che aveva già iniziato a dare buoni frutti. Dobbiamo continuare a perseguirlo perché offre una prospettiva reale di modernizzare finalmente il nostro Paese nel segno della transizione energetica, della transizione digitale, della inclusione sociale. Istituito dalla Procura della Repubblica di Salerno un fascicolo per disastro colposo sulla frana avvenuta ieri mattina ad Amalfi, che ha causato non pochi danni. In giornata il consulente tecnico, con il supporto dei carabinieri della compagnia di Amalfi, accerterà le cause legate allo smottamento. Il sopralluogo dell'area che sovrasta la statale 163 amalfitana verificherà le possibili responsabilità oltre che le cause. Non è infatti escluso che l'episodio sia da collegare al fenomeno dell'abusivismo edilizio. Negli ultimi anni reati simili sono stati oggetto di particolare attenzione da parte dell'autorità giudiziaria. Solo nel 2019 i carabinieri hanno denunciato ben 260 persone in stato di libertà, verso cui sono stati eseguiti 39 sequestri penali, con un aumento di controlli e sanzioni del 25% rispetto allo scorso anno. L'ASL di Caserta oggi pomeriggio ha diramato il consueto bollettino di aggiornamento pandemico su tutto il territorio locale. Secondo gli ultimi dati, con riferimento a oggi 4 febbraio, sono 129 nuovi contagiati, 143 guariti e un deceduto. 1737 tamponi processati per un tasso di positività del 7,4%, di oltre un punto percentuale in meno rispetto alle scorse 24 ore. Prosegue quindi la discesa a Maddaloni, che fa registrare 223 attuali positivi, restando però in cima per numero di contagi. Poi c'è Caserta con 182, seguita da San Felice a Cancello con 175. Ritrovati stanotte 5 minori afghani insieme a un giovane di 21 anni in un'area di servizio dell'autostrada 1 nei pressi di Caserta dalla polizia stradale. Erano nascosti all'interno di un semirimorchio di un tir con targa della Macedonia. Poco dopo la mezzanotte stazionava presso l'area di servizio San Nicola Sud. Secondo quanto stabilito dagli agenti della polizia stradale di Napoli, i minori erano saliti sul rimorchio del tir che trasportava gomme per auto in Serbia e per 3 giorni avrebbero avuto a disposizione solo una bottiglia d'acqua e dei biscotti. I focillati sono stati trasferiti oggi nella struttura di assistenza Comete a Casoria, mentre il 21enne che intende chiedere asilo politico è stato accompagnato in un centro di accoglienza della provincia di Caserta. Un brutto Napoli ieri, guardingo, timoroso, ha pareggiato 0-0 in casa contro l'Atalanta nell'andata delle semifinali di Coppa Italia. Un pari che consente però a entrambe di giocarsi l'accesso alla finale settimana prossima a Bergamo.
A fine partita, mister Gattuso ha commentato la prestazione dei suoi. Lo 0-0 ci favorisce per il ritorno? Non scherziamo, con l'Atalanta non si è mai favoriti. Ci hanno messo in grande difficoltà, abbiamo cambiato modulo perché abbiamo giocatori che hanno giocato troppo e devono riposare. Adesso faremo la conta e metteremo gente fresca in campo per il campionato. La gara è stata buona in fase difensiva e in attacco si poteva sicuramente fare qualcosa di più. Purtroppo davanti siamo corti, ma Osimhen e Petagna mi sono piaciuti. Una chiosa anche sugli infortuni. Insigne è uscito per un colpo al polpaccio, una botta ma gli dava fastidio e valuteremo. Per Mertens invece conclude ci vorrà ancora un po' di tempo per recuperarlo. Parliamo anche di Serie C, Girone C. Si gode al meglio i suoi primi giorni all'ombra della Reggia il giocatore della casertana Simone Rosso, match winner nella gara di ieri contro il Potenza vinta per 1-0. Un impatto importante appena sbarcato il rossoblù e che ha regalato con la sua rete nel primo tempo 3 punti pesanti alla squadra di Guidi, che sono costati invece oggi anche l'esonero di Ezio Capuano. Ascoltiamo proprio Rosso in conferenza stampa al Pinto. Ma oltre all'importanza del gol, penso che sia stato fondamentale che sia arrivata la vittoria. Poi se si segna e arriva il bottino pieno è sempre una soddisfazione in più. Con i compagni c'è stato subito un grande feeling, così come lo staff e con il mister, e sono davvero contento e soddisfatto della scelta che ho fatto e di essere qui. Io sono sempre a disposizione, è logico che quando si gioca si è felici, quindi sono contento che il mister mi abbia dato la fiducia e ripeto, oltre al gol penso che oggi sia stato fondamentale vincere, perché comunque il Potenza è una squadra di categoria che è sempre difficile da battere, da fare i gol, quindi oggi la soddisfazione è doppia, ecco. Era questa la nostra ultima notizia, vi lascio in compagnia della prima serata di Teleprima e vi do appuntamento a domani mattina alle ore 6:55 con la rassegna stampa live della nostra emittente. Buona serata.